Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi non sono più in Giappone come potete vedere, ma sono in Italia a 100 per l'esattezza. Con questo video voglio concludere con alcune considerazioni il viaggio che ho fatto quest'estate in Giappone e darvi alcuni consigli per i vostri viaggi personali futuri. Intanto, prima di incominciare, vi faccio un piccolo cenno su dove mi trovo. Questo è il percorso vita, un'area verde nel centro di Cento, che nel 2012, quando c'è stato il terremoto, è diventata l'area con tutte le tende e con tutti dove gli sfollati stavano. E adesso, per fortuna, l'hanno sistemata perché era veramente ridotta malissimo, ma molte altre cose di Cento devono ancora essere sistemate, quindi comprendo molto bene i problemi dei terremotati italiani e mi dispiace moltissimo. Comunque, adesso continuiamo con le considerazioni. Prima di tutto parto dal perché andare in Giappone, dal mio punto di vista almeno, perché riescono a coniugare tecnologia e natura in una maniera che secondo me adesso nel mondo è la maniera più sostenibile probabilmente, non del tutto, però è l'esempio più sostenibile attualmente reale, nel senso che hanno megalopoli gigantesche, ma allo stesso tempo aree verdi, bellissime e curatissime, che sono assolutamente da vedere e che ce le si può godere in qualsiasi momento della giornata. Un'altra cosa molto importante è la cultura giapponese, che reputo molto aliena rispetto a quella italiana standard, perlomeno, e se uno va in Giappone deve per forza immedesimarsi in questa cultura estremamente diversa per capirla e magari poter anche migliorare la nostra, che ne avremmo bisogno probabilmente. L'ultima cosa è il cibo. Il cibo lo reputo ottimo, ottimo non solo per il pesce, ma anche per tante altre cose, come avete potuto vedere nel video, che sono veramente squisite e preparate ottimamente. Dovete provare tutto. Non partite col preconcetto che qualche cosa non vi piaccia, mangiatelo. Passiamo subito a quando andare invece in Giappone. In Giappone di sicuro è da vedere in primavera, se si riesce, da vedere in autunno con la caduta delle foglie, da vedere anche in inverno con la neve, soprattutto nel nord, nell'Hokkaido. E il periodo più brutto è quindi l'estate, quella con cui l'avete vista in questi ultimi video che vi ho fatto quest'anno e anche quelli del 2013. Se avete però solo quel periodo lì di ferie in agosto, almeno 2 settimane, andateci, è comunque bello. Partite sapendo che è molto caldo e afoso, molto più di quello che potete pensare. Sinceramente non me l'aspettavo neanche io in queste 2 estati che ci sono andato, però è così. Il cosa vedere è probabilmente la domanda delle domande sul Giappone. Ci sono tantissime cose da vedere, anche quelle più nascoste e non tutti turisticamente accessibili facilmente, diciamo, però dipende tutto da quanto tempo avete da spendere in questo paese e da quanto conoscete la lingua giapponese. Infatti molte cose richiedono almeno la conoscenza base di una lingua giapponese perché in molti posti poco turistici non lo parlano in inglese, anche se lo capiscono, possono capirlo, tendono a non parlarlo perché sanno di non parlarlo bene e quindi non vogliono fare figuracce. Comunque, se avete le classiche 2 settimane di tempo, diciamo che minimo 8-10 giorni, di meno veramente non si può fare, e concentrandosi su Kyoto e Tokyo in questo caso. Se avete più giorni, dai 10 ai 15 giorni, direi che si riesce ad aggiungere tranquillamente, senza sforzi, Hiroshima, molto bella da vedere, e soprattutto Nikko, Nara, Kamakura e altri paesini, o anche una visita al Fuji, magari riuscirete a vederlo, perché io nelle ultime 2 volte non l'ho visto. E adesso veniamo a qualche breve consiglio sul viaggio in Giappone. Intanto prendete tanti contanti. Non ci sono troppi problemi di furti o scippi, quindi potete partire abbastanza sicuri che queste cose difficilmente succederanno. È chiaro che dovreste stare attenti comunque. Partite con i contanti perché sono accettati da tutte
tutti gli esercizi ed è il metodo di pagamento principale giapponese. Le carte di credito le usano ma abbastanza di rado, soprattutto noi stranieri fatichiamo a usare le carte di credito là in Giappone. Partiamo subito da quella delle poste, la più classica usata dagli italiani, la PostePay non funziona in Giappone, come tutte le carte Bancomat e alcune dei circuiti internazionali VPay o Maestro, soprattutto quelle Maestro, in realtà le VPay funzionano anche. Per quanto riguarda invece le carte di credito specifiche, anche ricaricabili, non ho avuto eccessivi problemi, però è ovvio che sconsiglio l'utilizzo costante di carte di credito ricaricabili. Come carta di credito normale, invece, la Mastercard ha avuto dei problemi. Soprattutto anche quest'anno ho visto che alcuni del gruppo hanno faticato a prelevare più di 10.000 yen al giorno. Al cambio attuale sono all'incirca 90 euro. Considerando che ogni operazione spesso ha dei costi fissi, è una bella spesa tirare fuori dei soldi da un ATM, che sono anche, tra virgolette, poco diffusi, perché quelli utilizzabili con le carte straniere sicuramente sono quelli dell'ATM della 7-Eleven. Sono in giro per Tokyo, Kyoto, per i posti più comuni e è facile comunque prelevare perché finalmente da qualche anno hanno inserito la lingua inglese. Altre piccole considerazioni sono per esempio il Japan Rail Pass. Il Japan Rail Pass io consiglio di prenderlo se dovete prendere più di uno Shinkansen. Se dovete prendere più di uno Shinkansen, allora lo prendete assolutamente, che è molto comodo. Un'altra cosa molto comoda sono le carte prepagate per i mezzi pubblici. Hanno un costo fisso che gli lasciate in come cauzione di 500 yen. Poi potete ricaricare tranquillamente in tutte le macchinette elettroniche con i contanti che volete e vanno a scalare. Così potete passare tranquillamente dai tornelli o sugli autobus senza dover avere il contante fisso in quel momento. Assicurazioni sanitarie. Le assicurazioni sanitarie sono, a mio avviso, obbligatorie da farsi in Giappone, perché se capita qualcosa già con la lingua si farà fatica a comunicare e in più costano molto e quindi è necessario farsi un'assicurazione sanitaria. Non preoccupatevi, spendete anche quei 100 euro che sono comunque ben spesi se dovesse succedere qualcosa. Non so se avete visto il mio video del 2013 che mi è capitata l'avventura di andare in un ospedale giapponese e sinceramente è meglio se avete un'assicurazione. L'ultima cosa, come ho già detto prima, la cultura. Partite per il Giappone pensando di immedesimarvi nella cultura. Non ragionate come un italiano che vive in Italia, dovete vivere quel posto, altrimenti non ve lo godrete nemmeno per un terzo o un quarto. Potete stare anche a casa, probabilmente. Come ho consigliato a molti italiani che erano là, direi che potevano stare a casa se dovevano fare certe uscite. E l'altra cosa è comunque la lingua. La lingua, almeno qualche parola, dovete conoscerla per poter dialogare anche minimamente con certi esercenti che l'inglese non lo sanno. È ovvio che a gesti bene o male si riesce a capirsi, però se sapete già qualche cosa siamo già più avanti. Con questo video abbiamo praticamente concluso, spero che vi siano piaciuti i video sul Giappone. Se avete domande o curiosità potete contattarmi sui miei social network, sono facili da trovare sia su Facebook che su Twitter che su Google+, quindi potete contattarmi e chiedermi tutto e spero che ci si riveda nei prossimi video. Ricordatevi, mettete mi piace, non sarebbe una cosa malvagia, sotto i miei video e alla prossima, ciao! Allora signori, proverò il natto adesso. Maybe. Second time. Ah, now you're professional. Ah. Hai già rotto. Oop. Ah, è anche chiuso. Sì. Con un po' di luce, un po' di luce. Sì, scusate, ecco, questo è nato altamente puzzolente.
Te sei pazzo. No. Wow. No. Ah sì. Ah, ma siamo no? No. Cosa fai? Caffè a consumito. Anch'io. Ah. Me too. Allora, questa è mostarda, va messa insieme. Va messa insieme, allora. Io cosa fa per... Andiamo. È una cosa... Italiano come se ne ma che schifo, puzza di merda. Rimestaggio. Rimestaggio, attenzione. Ma sei sicuro? Io lo faccio, io... Non so se ce lo faccio. And today we went to pizza, very good restaurant, because we another Italian living here. You name like? Is not yes. Nasir, yes. You know, okay. Near Omotesando. Yeah. He is very good because we prize best pizza of the world in Italy. Yes, and you should, because very convenient price on lunch. È buonissimo! Benissimo da te! Buonissimo! Buonissimo! Sei very good! Molto oishi! Usa la! Io! Adesso mi picchio. Bene, ma non benissimo. Good try. Ci sono cose più buone. Parere? Fa schifo. Exist better things. Un tuo parere? Bobo, sta a te, Bobo. È un tuo parere? Il mio parere è buonissimo. Oh. Che è buonissimo, non credo. No, non è vero. Dai, schifo. Dai, però fa bene. Vabbè, ho capito, quello... anche la penicillina fa bene, non sì, ti fai delle iniezioni. No, devi ok. Vabbè, anche così. Anche qua, no? Poi sì? Beh, non è così schifoso, dai. Dai, è vero. Che mangiare. Sì.